Benvenuti a Motore Salute Europa. Oggi parliamo di chirurgia, soprattutto per quanto riguarda i malati reumatici. Il dottor Viganò ci spiega che bisogna intervenire non solo durante la patologia e non solo alla fine, ma vediamo quando. Quanto è importante una sinergia, una multidisciplinarietà di approccio sistemico con i malati reumatici e come la chirurgia in questi ambiti opera? Sicuramente bisogna diffondere la cultura che la chirurgia deve essere complementare e sinergica con l'approccio di tipo internistico-reumatologico, proprio per portare a un miglioramento dei risultati di qualsiasi trattamento dei pazienti affetti da patologie reumatiche e invece non bisogna considerare la chirurgia come la cosiddetta ultima spiaggia e quindi poi i pazienti che arrivano in condizioni veramente oltre i limiti di alterazioni articolari e di difficoltà di autonomia, di deambulazione, di movimenti, e bisogna evitare di affrontare la chirurgia oltre questi limiti perché chiaramente i risultati possono essere inferiori rispetto alle aspettative. Quindi è importantissimo questo concetto di non considerare il chirurgo come proprio l'ultima alternativa terapeutica alle terapie mediche, ma di coinvolgerlo sempre precocemente perché in effetti esistono anche trattamenti cosiddetti profilattici come le tenosinovialectomie o le sinovialectomie articolari, dove la malattia localmente può essere trattata chirurgicamente con successo e anche in maniera che si può definire definitiva. Un'ottima chirurgia, quindi migliora la qualità di vita dei pazienti, in quali patologie soprattutto? Beh, nelle patologie infiammatorie, quelle più aggressive, come l'artrite reumatoide, l'artropatia psoriasica, la spondilite anchilopoietica e soprattutto nelle forme ad esordio giovanile, dove nei pazienti abbiamo un'aggressione da parte della malattia a livello articolare in strutture dell'apparato locomotore ancora in formazione, ancora in sviluppo e quindi abbiamo la doppia problematica di avere anche un aspetto di deformazione su un organismo che si sta sviluppando.